Quello che non sa mai niente e prende il voto più alto. Quello che aspetta la ricreazione. Quella che studia 24 ore al giorno. Quello che, sì, è bravo, ma non si applica abbastanza. Sono i fuori classe di REI, tipi da scuola. Voce a studenti, professori e presidi degli istituti scolastici. Con Daniela Cantarella. Su REI, la tua scuola si fa guardare. Comincia una nuova settimana di Fuori Classe. Ci troviamo nel Liceo delle Scienze Umane Mario Rapisardi di Biancavilla. Nella puntata di oggi parleremo con i nostri studenti di una materia che potrebbe entrare nelle classi italiane. In Europa è già una realtà, in Italia siamo un po' in ritardo. Si tratta dell'educazione sentimentale. Una proposta di legge che attende ancora di essere discussa, ma che mira come obiettivo quello di educare i giovani all'affettività e al superamento di certi stereotipi che purtroppo ancora oggi sono causa predominante di alcune piaghe sociali attuali come bullismo, violenza sulle donne e omofobia. Andiamo a parlarne con studenti e professori. Che classe siete? Quarta. Quarta? Pure quarta. Come vi chiamate? Gabriella. Giovanna. Allora, Gabriella e Giovanna. Nella puntata di oggi si parla di una materia che potrebbe entrare nelle classi italiane, è ancora una legge che comunque deve essere ancora discussa, una proposta di legge che tende di essere discussa, e potrebbe far entrare nelle classi italiane l'educazione sentimentale. Educazione sentimentale che comprende un po' tutto, il ruolo della donna, il ruolo dell'uomo, i sessi, la diversità, la violenza sulle donne, l'omofobia, il bullismo. Cosa ne pensate? Ma noi comunque a scuola abbiamo già affrontato questi temi, quindi sarà un approfondimento, perché li abbiamo già affrontati, li affrontiamo comunque con delle manifestazioni, con delle rappresentazioni teatrali, quindi sarà un incremento in più. Rappresentazioni teatrali, cosa avete fatto? Raccontateci. Ma abbiamo scritto una storia su un'ipotetica violenza e poi l'abbiamo rappresentata in modo scenico al teatro. E per quanto riguarda gli approfondimenti, cosa avete fatto? Ma siamo stati appunto varie volte al teatro in cui hanno rappresentato appunto tutte queste vicende e quindi siamo appunto delle testimonianze, quindi siamo abbastanza informati, comunque è una cosa in più per far conoscere appunto a tutti questi argomenti che nel giorno d'oggi sono. Quindi testimonianze, cosa vi hanno lasciato? Cioè è una realtà che sembra distante, invece poi in realtà è molto vicina a noi. A volte sono delle situazioni che nemmeno pensiamo possono essere così vicine, giusto? Quella della violenza sulle donne. Sì, sono anche molte persone che comunque, cioè tu non pensi che poi hanno vissuto delle storie così brutte, invece poi lo raccontano e questa è anche una cosa bella perché trovano il coraggio di venirne fuori e di raccontarlo e di aprirsi anche a noi che comunque ci stiamo mettendo, cioè adesso entriamo nel mondo anche noi sentimentale, quindi. Sai che vi ha colpito di più di queste storie che avete sentito, di questa esperienza? Qualche storia che vi è rimasta, qualcosa che vi ha colpito, vi ha impressionato particolarmente? Più che altro il coraggio che hanno avuto poi loro di venirlo a raccontare a noi, anche persone che non conoscono, più il coraggio di aprirsi davanti a tutte, questa è una cosa bella. Tu prima dicevi voi vi aprite al mondo dei sentimenti, adesso vi apprestate, come vivete questo mondo, queste emozioni, soprattutto a scuola? Vi aprite, parlate con i professori, parlate tra di voi? Sì, tra di noi sì, perché comunque ormai siamo amiche, siamo 4 anni che stiamo insieme, quindi si parla. Anche con i professori si discute. Sì. Mi danno dei consigli? Ogni tanto sì, qualcuno sì, sì. Vabbè, in base anche al professore, sì, al rapporto che abbiamo, perché siamo più o meno aperti con loro.
sì, a volte pure. Le fidanzate? No, sì. Ragazzo della scuola, non lo può dire? No. Lo vuoi salutare? Ah, quello te l'ha regalato lui? Sì. Il nostro Fulvio è attentissimo, coglie ogni dettaglio. Lo vuoi salutare? Porta. Ciao amore. Come si chiama? Salvo. Allora, ciao Salvo, anche da parte di fuori classe. Sì. Ciao ragazze. Salve. Salve, come vi chiamate? Melania. Federica. Federica, classe? Quarta C. Quarta A. Quarta A e quarta C. Allora ragazze, nella puntata di oggi si parla di una materia che potrebbe entrare nelle classi italiane prossimamente, che calza diciamo perfettamente con i vostri studi. Si chiama Educazione Sentimentale, un'ora interamente dedicata a questa materia. Cosa ne pensi? Non so di cosa si tratta perché non ne abbiamo parlato ancora con i professori. L'obiettivo è quello di educare i ragazzi all'affettività, alla sana affettività e anche a superare certi stereotipi che sono causa di piaghe sociali quali l'omofobia, la violenza sulle donne, il bullismo, e quindi diciamo si parlerà un po' del ruolo della donna, dell'uomo, della parità, del rispetto che bisogna portare. Sì, vabbè, ma noi già abbiamo fatto diversi stage per quanto riguarda affrontare il problema dell'affettività. Addirittura? Infatti, sì, siamo stati in delle case famiglie per stare a contatto con i bambini, per farli crescere appunto ad apprezzare, cioè, tutti comunque. Senza diversità, sì, infatti. Fantastico, perché... ci vuoi raccontare questa esperienza? Dello stage alla casa famiglia? Sì, allora, bene, noi siamo stati prima in una scuola elementare 3 settimane, e io ho preso una quarta elementare, ho fatto l'insegnante per impartirgli appunto le nozioni dell'amicizia. Perché vedevamo che avevano dei problemi tra di loro, già stavano crescendo con i pregiudizi, infatti c'era una ragazza di colore nella classe ed era sempre emarginata. Quindi noi abbiamo affrontato il tema della Philosophy for Children, che è appunto la filosofia per bambini, e abbiamo impartito le nozioni dell'amicizia, cioè siamo tutti uguali, abbiamo fatto un cartellone, poi alla fine si sono divertiti comunque. Sono rimasti affezionati? Sì, infatti tuttora siamo amici su Facebook perché appunto loro sono anche loro su Facebook già 9-10 anni e quindi siamo amici su Facebook. Cosa ti è rimasto di questa esperienza? Cosa ti ha colpito particolarmente? Allora, già visto che sono al quarto anno, quindi l'anno prossimo sarò di esami, so già cosa vorrei fare all'università, vorrei scegliere infatti scienze dell'educazione perché mi è piaciuta tantissimo questa esperienza, anche perché ho fatto l'insegnante di inglese ai bambini, quindi mi sono divertita. È stato un modo per misurarti con il mondo del lavoro. Grazie. Di nulla. Ciao. Cosa ne pensi di questo argomento? Vabbè, penso che sia un argomento molto importante da trattare perché ci tocca in prima persona noi giovani. Anche in questi giorni a scuola abbiamo studiato quelle che sono le disuguaglianze sociali che penalizzano quella che è la figura della donna. Quindi io penso che, parlando in modo particolare di quello che subiscono le donne dal punto di vista della violenza, penso che sia anche un fattore culturale della mentalità, che in paesini come questo di Biancavillo oppure paesini comunque piccoli dove la mentalità soprattutto dei siciliani o comunque del meridione è una mentalità molto chiusa, è una mentalità maschilista, e quindi la donna si trova penalizzata e si ritrova in una posizione inferiore rispetto a quello che è la figura dell'uomo, la figura superiore del maschio. Questo io penso che sia importante, appunto, sensibilizzare gli altri, soprattutto noi giovani, riguardando questo argomento. Penso che sia una cosa molto importante. Ma tu hai mai subito di queste discriminazioni, di queste prevaricazioni da parte di uomini o ragazzi? Subire penso che sia... no, però ho parlato con ragazzi che della mia stessa età che hanno un pensiero totalmente diverso dal mio. Ad esempio io sono una ragazza che vorrebbe trovare subito lavoro e molti ragazzi mi hanno risposto: ma come, tu sei donna che non devi lavorare, cioè la donna fuori di casa si perde. Questa è stata una frase che a me mi ha colpito molto, detta anche soprattutto a una ragazza della mia stessa età, e questo mi ha fatto riflettere. Anche ho cercato di fargli capire l'importanza del lavoro e l'importanza dell'uguaglianza tra il maschio e la femmina, che il maschio dal punto di vista della forza sì è vero, è superiore, ma ci sono altre qualità che portano la donna a eguagliarsi col maschio. Penso che questo sia importante. C'è qualche compagna coetanea, baby mamma?
Sì, qualcuna, ce ne sono molti casi in questi paesini, è molto comune ritrovare nella mia età, che sono diciottenne o comunque l'età anche inferiori, ragazze che si ritrovano madri. Penso che sia un po' dovuto al fatto che ci sono le cosiddette scappatelle, quindi il fatto che non si può stare con il fidanzatino, quindi si preferisce scappare via di casa per stare con lui, quindi si va incontro inevitabilmente a diventare madre. E questo penso che essere mamma è una cosa bellissima, però ogni cosa ha il suo tempo, quindi penso che nella nostra età le ragazze dovrebbero capire quando è giusto fare le determinate cose. Penso che questo sia. Cosa vorrei fare tu da grande? Ancora non ho le idee chiare, però penso che comunque qualcosa per aiutare gli altri, infatti questo è l'indirizzo giusto penso per me, perché voglio aiutare le persone. Quello che io ho cerco di darlo agli altri, questo è quello che vorrò fare, quindi qualcosa incentrato sulla salute, sul benessere della persona. Bentrovati con Fuori Classe. Nella puntata di oggi si parla di una tendenza diventata sempre più di moda negli ultimi anni. Si chiama viaggio di maturità e viene descritto come la vacanza più bella di tutta la vita. Una sorta di premio per ripagarsi degli sforzi e dello studio intenso per l'esame di maturità, ma anche un modo carino, divertente e indimenticabile per salutare un ciclo di studi durato ben 5 anni e le relative amicizie consolidate. Andiamo a sentire quali sono i progetti dei nostri studenti. Allora, andrai in viaggio dopo la maturità? Spero di sì. Con le tue compagne? Sì, penso proprio di sì. Contaci, cosa state progettando? Ma io e alcune mie compagne progettiamo la Germania. Germania? Quando sì. Si partirebbe? Dopo Ferragosto. Quanto si starebbe? 2 settimane e mezzo. I genitori lo sanno? Sì, lo sanno. Sì, lo sanno. Chi sarete a partire? Io e un'altra mia compagna che al momento non c'è. Però... Scappata? Sì, se l'è caliata oggi, mi sa. Siamo molto aperti, il professore lo sa che se l'è caliata. Sì, a questo punto lo sa adesso. Senti se l'è caliata, professore. Ai tempi della maturità lei fece il famoso viaggio di maturità? Sì, certo che l'ho fatto. Con chi? No, con degli amici. Non con i compagni di classe? No, con degli amici abbiamo fatto un campeggio, cosa che loro credo non si fa più. Abbiamo fatto un campeggio in tenda, siamo partiti nel nord Italia. Zaino in spalla e sacco a pelo. Cosa le è rimasto di questo viaggio? Bellissimo. Il più bello della vita? Uno dei più belli della vita, sì, senz'altro. Perché quando hai 18 anni è un'altra cosa. Quando ne hai 45 è tutto diverso. Tutto diverso, sì, decisamente. Finire alla comodità, forse. Sì. Altre necessità. Quando hai 18 anni è un viaggio veramente indimenticabile. Come per loro la gita è stata indimenticabile, credo. Una cosa veramente unica. È l'età che fa la differenza, secondo me. Oltre che il viaggio. Il nostro viaggio nel liceo delle scienze umane Mario Rapisardi di Biancavilla. La scuola volge ormai al termine, è tempo di tirare le somme e noi chiederemo simpaticamente ai nostri studenti chi secondo loro si aggiudica il titolo di personaggio dell'anno 2014 del loro istituto. Andiamo a sentire. Sta finendo l'anno, si tirano le somme. E allora io vi chiedo, chi è il personaggio che secondo voi si aggiudica il titolo di personaggio dell'anno 2014 del vostro istituto? Il professore Lavegna, giusto? Perché? Lei è sordomuta, sei sordomuta tu? No. Non è sordomuta. Il professore è simpatico davvero, lo stiamo vedendo proprio di persona, verificando. L'avete votato, giusto? Sì, perché è molto simpatico. È un idolo per tutti. Professore, qua piovono complimenti. È un idolo perché è la simpatia fatta in persona. Cosa combina? Perché la simpatia? Perché ha la battuta sempre pronta. Lui fa anche lezione. Faccio anche lezione, come potete vedere. E poi credo che si debba arrivare a loro anche in altri modi, cioè con la... Scherzo. Sì, ma più che altro interagendo.
cioè, facendo sì che loro siano considerati ognuno, come dire, unici e ripetibili, e a ognuno deve essere dato l'attenzione che merita. Ad esempio, se prendiamo qualche ragazzo a caso, lui, cos'è che, cos'è che lo rende unico e ripetibile? Allora, lui è tutto unico. Allora, Cesare è un ragazzo fondamentalmente timido, però è di gran cuore. Ed è una persona che arriva piano piano, ma arriva. Ed è una persona in gamba. Questo è Cesare. Okay, questo è Cesare. Poi passiamo avanti. Luana? La ragazza sì. Che ho parlato prima. Luana è la mia disperazione. Perché, professore? Perché con Luana ci conosciamo ormai da tanto tempo. Competente? No, perché ho avuto... Questa è una classe che ho avuto, cioè da quest'anno, che ho da quest'anno. Invece lei ha cambiato classe, quindi... Ah. Perché una classe è stata smembrata e quindi è venuto, mi ha seguito. E Luana invece ha la caratteristica stupenda, che è quella di, malgrado i problemi che ha, perché ci sono alcuni problemi, non sto parlando cognitivi, quelli ormai sapete tutti, ma problemi di familiari, chi appunto... la conosce lo sa, porta sempre con sé una gioia di vivere che spesse volte chi non ha problemi dimentica. Lei conosce bene quindi i suoi studenti? Tutti, ad uno, e loro conoscono me però, che sia chiaro. Ma avete anche dei rapporti di amicizia oltre la scuola? Fate ogni tanto delle uscite? Uscite no, perché ancora ci conosciamo, ma con alcuni sì, con alcuni capita. Non è un problema per avete me. Avete l'amicizia su Facebook? Io Facebook non è che lo ami tanto, però su WhatsApp sì, completamente. Poi è sempre in contatto. Sì, sempre in contatto. Magari le chiedono anche qualche chiarimento fuori dalle ore di scuola. Di notte arriva qualche messaggio di aiuto. La fase, poi sui fidanzati, la fase preparatoria della gita è stata stupenda, perché abbiamo creato un gruppo, quindi ogni giorno si cambiava la data, meno 20, meno... e ogni giorno... abbiamo condiviso tutta la fase preparatoria fino all'ultimo minuto e credo che questo è il modo di fare scuola con questi ragazzi. Dove siete stati in gita? In la costiera amalfitana, abbiamo fatto Napoli, Sorrento, poi Pompei, altri posti. E hanno combinato tutti i colori? No, io ho fatto i colori. Ma sì? Allora ce la facciamo raccontare da ragazzi? No, qui la censura scatta. Allora, ci racconteranno il raccontabile? Il raccontabile. Ok, invece i ragazzi cosa hanno combinato a lei? C'è qualcosa che ricorda? La cosa più bella è il falò in spiaggia con i cellulari. Il falò in spiaggia con i cellulari? Naturalmente da me creato. Cioè, non potevamo bruciare nulla e allora abbiamo acceso tutti i cellulari e quindi con le luci stavamo lì durante la notte, abbiamo festeggiato, abbiamo aspettato il suo compleanno e abbiamo festeggiato in Spagna. In spiaggia, no, stavo pensando alla Spagna che potrebbe essere il prossimo anno, la prossima gita. Quello che nasce, un attimino il professore ci vuole dire quello qualcosa. Nasce in gita e muore in gita. Sì, ma c'è qualche aneddoto carino, qualcosa che... Ah sì, quando ho corteggiato la guida. Allora, lei dice che si deve sposare, però la racconta che ha corteggiato la guida. Ma non sa con chi, mi devo sposare in generale. Ah, ok. Mi devo sposare in generale, ma non si allora, sa con parliamo chi. Parliamo di questo corteggiamento. No, ma è stata la guida a corteggiare me, ma lei ha visto quando sono figo? Cioè... No, questo non c'era dubbio, professore. C'è il grand'angolo, perché non ci entro. Cioè, ok, perfetto. Sul suo fascino non c'è stato mai dubbio. Ok, e questa è una presa in giro della... Sia intellettuale, che caratteriale, che fisico. Grazie, fisico, poi impartiamo, sottolineiamolo, visto che si vede. A charme. E shake. Tutte e due ce l'ho. Professore è troppo simpatico, troppo. Il compagno ideale per la vita. Ecco, allora, lei è single? Ma io sto facendo le domande. Andiamo, le domande allora. Le faccio io, quindi. Allora, professore, raccontiamo questo corteggiamento. No, allora, mi interessa. La gita è stata esilarante. Ci siamo divertiti. Poi abbiamo. La cosa più simpatica della gita erano i concerti che contrappongono. Allora. Facciamo una premessa. La quinta A ama Alessandro Moroso. E Alessandra Moroso, che naturalmente infatti dicevo. È una cantante che porta sfiga, cioè nel senso perché? Che è triste. Allora ho detto, invece di cantare
le canzoni di Alessandra Amoroso, le invento io e raccontavo, cantavo anche delle cantautore decisamente, anche di un certo livello. Ci canta qualcosa? Ma nemmeno morto, quindi che è una delle canzoni di Alessandra Amoroso, ma nemmeno morto ti avrò, capito? Per questo basta. No no, ora però io ho lezione da fare. Allora, nome, qual è il suo nome, professore? Lavenia. No, il nome di battesimo. Giuseppe Lavenia. Giuseppe Lavenia. Quindi l'idolo, il personaggio 2014 del liceo delle scienze umane di Bengala. Divinità. Se vuoi le faccio un miracolo. Direttamente dall'Olimpo? Dimmi per voi essere. Ce la fai? Vediamo, vediamo se ce la faccio. Sono... Io sono Giuseppe e yeah. Siamo, voi siete e si sono. Fino alla prossima lo sapete. Professore Lavenia, santo subito allora. Con il personaggio dell'anno 2014 del liceo delle scienze umane, Mario Rapisardi di Biancavilla, con questo popò di uomo e di professore. vi prego, sto raggiungendo dei livelli così bassi. Direi che con questo splendore umano, culturale, di tutto. Se volete, di più, ora potete anche rimanere, io vi faccio la selezione su Napoleone, così vi faccio vedere che lo so al sonata, peccato, perché so anche spiegare. Ah, so anche spiegare. Va bene. Come? Allora, ecco. Allora, vogliamo assistere un attimo a un po' di spiegazione da parte del prof? Campana, quindi io devo lasciare per andare. Ecco, la professoressa invece è molto brava. La professoressa? No. Salve! Oh, sei un amico del professore? Sì, è te il mio professore. Però qua dirlo come sono bravo. Direi che abbiamo fatto abbastanza, abbiamo tolto molto tempo al professore. Vi hanno fatto una direzione, grazie a lei, professore. Vi adoro, grazie. Tornate anche domani. Il nostro viaggio nel liceo delle scienze umane Mario Rapisardi di Biancavilla si conclude qui, ma vi ricordo che i prossimi fuoriclasse potreste essere proprio voi. Se ci volete nel vostro istituto basta contattarci al nostro numero 095 76 52 360, oppure nella nostra pagina di Rai TV su Facebook. Alla prossima puntata, ciao! Quello che non sa mai niente prende il voto più alto. Quello che aspetta la ricreazione. Quella che studia 24 ore al giorno. Quello che, sì, è bravo, ma non si applica abbastanza. Sono i fuori classe di Rei, tipi da scuola. Voce a studenti, professori e presidi degli istituti scolastici. Con Daniela Cantarella. Su Rei, la tua scuola si fa guardare.